È un viaggio nel dolore dei più piccoli, ma il Papa lo compie con il sorriso e la gioia di chi sa che anche nella prova più grande si può essere felici. Visitando il Bambin Gesù, l'ospedale pediatrico della Santa Sede sul Gianicolo, Francesco abbraccia le mamme e papà che sono lì per accoglierlo. Forse non è un caso che questa visita capiti a pochi giorni dal Natale. Le madri hanno detto sì come Maria, i padri hanno accettato il volere di Dio. Le loro lacrime sono per una volta di gratitudine, soprattutto per il Vescovo di Roma, che insieme a queste famiglie percorre un tratto di strada. In quasi 3 ore il Papa alterna momenti privati nei reparti di terapia intensiva a momenti pubblici. Visita 5 reparti, si ferma per i corridoi a stringere mani e salutare il personale del Bambin Gesù, benedice un'ambulanza e poi entra, accompagnato dai piccoli malati, nella cappella dell'ospedale. È un momento forte. Le parole del Salmo 26 toccano i cuori di tutti. Ascolta, Signore, la mia voce, io grido, abbi pietà di me e rispondimi. Di te, ha detto il mio cuore, cercate il suo volto, e il tuo volto, Signore, io cercherò. Papa Francesco ascolta assorto, c'è emozione nella piccola cappella dove poco prima i bimbi gli avevano consegnato una cesta piena di bigliettini. Cari bambini, vi ringrazio per i vostri sogni e le vostre preghiere che avete raccolto in quella cesta che mi avete dato. Grazie tante. Li presentiamo insieme a Gesù. Lui li conosce meglio di tutti. Lui conosce quello che c'è nel profondo del nostro cuore. Specialmente con voi, bambini, Gesù ha un legame speciale. Vi sta sempre vicino. Poi una preghiera a Maria, la mamma, e di nuovi saluti, gli abbracci ai pazienti che sorridono per la consolazione ricevuta da Papa Francesco.